Sentito che brezza. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo, è un'ottima idea. L'altra notte ho sognato di volare. Ah, sì? Già. Lascia perdere, era un sogno stupido. Un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. L'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. Forse di qui tagliamo, no?
È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è... È tutto a posto. Allora, non potevamo saperlo. Potremmo usare quella scala. Ci siamo. Ellie. Cosa? La scala, dai. Giusto. Che succede? Ellie! Questo devi vederlo. Cos'è? Che diavolo? Mi stai prendendo in giro. Forza, muoviamoci. Ma che accidenti. Wow.
visto. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. Ascolta, so che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te, perciò muoviamoci e facciamola finita. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sottosopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non...
Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Vediamo cosa abbiamo. Ora sì che si ragiona. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Tieni, me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Stavolta sarà diverso. Me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Thank you.
Oddio, ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci. Indietro. Ah!
Oddio, ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci. Indietro. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Certo. Ok. Occhio là sotto! Thank you.
Ok, ora non credo riescano a raggiungerci. Ok. Fa attenzione, quell'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una volta finito. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. Sono dall'altra parte. Ok, ora fai scendere la palla. D'accordo, arriva. Stai vicino al bordo. Lì è più bassa. Gelata! Ed ecco un'altra porta chiusa. Va bene. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta. Tutto ok? Sì. Mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che quelle cose spariscano. Beh, vediamo cosa abbiamo. Dovrebbe reggere. Occhio alla testa! Va bene.
Ehi, guarda! Eccolo là! Resta lì. No. Ok, salta su. Ok. Ok, ecco, ci sono. Fai attenzione. Presa. La scala si è staccata dal muro. E ora? Mi farà venire un'idea. Funzionerà? No, non ci arriviamo. Troppo lontano. Non ci arrivo. Avanti io. Tu segui. Ok, dietro di te.
Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta.
Già. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cazzo! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano. In fondo. Metti spari!